amici, arrararra. Come si costruisce? Vieni vicino che non sentite un cazzo, l'audio, Dio. Amen. Come si costruisce un castello di sabbia? Siamo venuti io e Max Felicitas a Rimini solo per farvi vedere questa cosa, perché sembra una cagata, non lo è. Cosa importantissima. Le torri. Prendete il secchiello, mettete dentro la sabbia umida, la schiacciate e poi hai fatto un muro di merda. Puoi fare più grosso questo muro? Le mura che proteggono il castello devono essere belle grosse, perché se no il muro va giù al primo soffio di vento, ragazzi. Ma passiamo alla tua costruzione, per favore. Non ci metti dentro un cazzo di lago, di fiume, di qualcosa? Cioè, abbiamo l'acqua. Se c'è l'acqua è meglio, perché senza l'acqua è un po' un castello questo, povero. Il castello, il mio castello. Adesso passiamo a costruire un cazzo di sabbia. Ecco. E lei mi spiegherà come farlo. Mi spiegherò. Art attack. Allora, Giovanna Muzzassa. Ecco. Allora, il discorso del pene di sabbia è importante che non ci sia uno sbilanciamento tra il pene e i testicoli. I testicoli perfetti sono quelli piccolini, ben appesi, che non penzolano come gli elefanti o come i cavalli. Secondo te il cameraman come ce l'ha? A occhio, il cameraman come ce l'ha? Molle, mollissimo, perché è stanco e a caldo. Per cui adesso vi faccio vedere invece come si costruisce un pene per cambiare, perché tutti fanno sti castelli, ci hanno un po' rotto le palline, non credete? Vabbè. Da Sonia Ice e Max Felicitas. Facciamo sto cazzo di sabbia. Che gli amici vogliono vederlo. Quella cos'è, la cappella? No. Fammi indovinare. Ah, le palle. Hai visto che brava che è? Vedrai che sono anche uguali, sembrano due tette. Mani di fatta, giusto, si dice così nel gergo. E bocca da Dio anche. Ok, e qua ci siamo. Chi mi vede penserà male, veramente. Allora, un pene che si rispetti in Italia ha una misura di almeno, e dico almeno, 16 centimetri, sei già fortunato. Se non, avete di 16, se non avete di 16 centimetri, preoccupatevi, mi è arrivata la sabbia in faccia. Ah, scusa. Ecco. Non ti piace. Se non lo avete di 16, no, preferisco le cose liquide in faccia. Se non avete di 16 centimetri, io provvederei immediatamente a vedere i miei tutorial sul mio canale YouTube Sogna Ice. Almeno imparate come si lecca la patata e non ve mollano. Allora. No, resta giù, resta giù. La cosa più importante per un pene, a dare piacere ovviamente, non è tanto la lunghezza, per cui a noi quelli di colore non è che ci cambiano la vita. La cosa più importante in un pene è la circonferenza, la grossezza, il diametro. Ma iniziale o finale? Che sia nella parte iniziale, che sia nella parte finale, noi proviamo piacere, noi donne, proviamo piacere quando ci viene dilatata, non quando ci viene perforata. È una cosa molto importante, però se sai leccare la patata, figliolo, di sicuro prima o poi l'uccello farà anche ci lecca, perché sei stanco, c'hai i tuoi cazzi, i pensieri. Ecco, questo è un bel cazzo che si rispetti. Che bellino. Speriamo che non vengano i bambini adesso a vedere il castello. Sì, regia, mostra pure che dove siamo, se cioè no, che non è che siamo in un... No, mi vergogno. Non è che siamo in un deserto, c'è tanto la gente, ovvio. Ma non è un po' cresciuta questa per fare le cagate? Ma ritorno sul piatto, ritorno sul piatto. No, se, mi piace di più il panorama al cameraman, cosa lo definita. Ok. Ma vieni basso, se no si vedono le tette, cioè. Ok. Ok, questo. Ma il più lungo che hai preso quant'era? 23 centimetri? Oh, quello dei gelati. 23 centimetri per 16 di circonferenza, abita a Milano ed è un palestrato unico. Ciao. No, dopo lo mangiamo, dopo. Ok. Bastardo.
Beh, è normale se lo metta così. Porco. Ok, dai. Ci siamo, avete capito allora le costruzioni come vengono fatte? Altrimenti seguite la mia pagina Facebook Sonia Ice o la pagina, se volete sapere, del castello, perché il castello l'ha fatto lui. Sì, yeah. Seguitemi me per il castello. Per il castello, me anche per tutte le ragazze. Bye bye baby. Ragazze, seguitemi per tanti castelli. Tanti castelli.